Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live e benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato appunto al mondo country. Non solo musica e ballo, ma anche storia, cultura, tradizione e spiritualità. Grazie, come dico sempre, che ci seguite così numerosi già dal mercoledì sera. Il mercoledì siamo in diretta sulla nostra pagina Passi e Suoni, Playa Latina Country Live Web TV. Pagina che riunisce le tre web TV tematiche che gestisco dedicate al mondo del ballo e della musica, pagina dalla quale è nato questo progetto. In realtà Country Live è nato come trasmissione sul web, la prima trasmissione italiana sul web dedicata appunto al mondo del country, che poi si è estesa anche all'estero a macchia d'olio, come voi ben sapete che succede con i social. Bene, da questa trasmissione sul web è nata poi questa trasmissione in TV, la prima trasmissione televisiva italiana dedicata a questo grande mondo country. Ringrazio i professionisti che ogni puntata mi dedicano il loro tempo per raccontarmi la loro passione, la loro storia, la loro dedizione a questo grande mondo, perché per molti di loro il country non è solo musica e ballo, ma è proprio uno stile di vita. Inizio subito, come faccio sempre, con lo scaldarvi i piedini facendovi ballare. Questa è una coreografia tratta dalla Dobro & Friends, questo grande evento che c'è stato alla fine dell'anno scorso in un honky tonk meraviglioso, una location splendida che è il Mondelli Stage. Io saluto Stefano Danelon, una delle colonne portanti di questo grande honky tonk, l'organizzatore di un po' tutti gli eventi di grande qualità all'interno appunto di questa location e dedico appunto a lui e ovviamente a tutta la band dei Dobro questa piccola coreo che appunto ho avuto modo di registrare perché ero presente a questo grande evento che è durato tutta una giornata. Per cui per tutti voi dal Mondelli Stable questa piccola coreo dalla Dobro and friends. Ci siamo scaldati i piedi, ma non solo i piedi, anche gli animi. Sottolineo che tutti i miei video hanno sempre l'audio da sala, per un semplice motivo, perché il country è meraviglioso ascoltarlo anche quando il tacco dello stivale batte sul pavimento che deve essere rigorosamente di legno, per cui aggiungendo l'audio in post-produzione si perderebbero questi effetti che poi sono in realtà la vera emozione del mondo del country. Ed ora passiamo ad uno dei grandi esperti del mondo country, che ho la sua rubrica Il Country Secondo Me, che appunto ci racconta come è nata la sua passione e come è cresciuta la sua esperienza in questo mondo. Lui è uno di quelli che il country è diventato il suo stile di vita, non è soltanto musica e ballo. Andiamo a parlare con Igor Pasin. Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live, io sono tornata in questa splendida location, impossibile mancare, col grande Igor Pasin. Ciao Igor!
Ciao. Allora, adesso ho una domanda da fare, però, grazie alle tue interviste e allo scambio di battute che ci siamo fatti anche tempo fa, ho scoperto che il country era in Italia in realtà da tantissimo tempo, però voi vivevate con estrema tranquillità, forse non vi aspettavate che negli ultimi anni potesse avere un'esplosione del tipo, di questo tipo, da non poterlo più, fra virgolette, gestire, ma in senso buono in Che così realtà. mi si fa sentire ancora più vecchio, no, di quello Non che è sono. vero. Perché No. effettivamente quando io ho iniziato, il country si era C'era. appena approcciato in Ed Italia. era l'altro giorno, visto che hai compiuto da poco 18 anni. Mi viene da dire, esatto, mi viene Esatto. da dire, allora io faccio altri balli. Ti porto un esempio, il più stupido possibile, l'Alligalli. È un modo di ballare. Quando uno ha la quadratura dell'Alligalli lo balla che sopra sia una canzone di Sting, l'Alligalli reale, una canzone di. Il country, le coreografie country non possono essere ballate su qualsiasi canzone, basta trovare la quadratura o no, perché il country vuole la sua canzone specifica. Ci sono molte canzoni che si assomigliano, ma hanno magari una stessa velocità, una stessa velocità in BPM si chiama, Ok. ed è la velocità con cui puoi andare a presentare un ballo in pista, e quando hai delle canzoni che si assomigliano, ecco che lo stesso ballo lo puoi ripetere, perciò fare lo stesso ballo con delle canzoni diverse. Questo quando rispecchia una cadenza ritmica si chiama. Quando i balli sono costruiti sul ritmo, ecco che il ritmo è uguale su tutte le canzoni, almeno il 99%. Cosa vuol dire? Che c'è la battuta che dall'inizio della canzone fino alla fine è quella 1, 2, 3, 4, 5, è la stessa velocità fino alla fine. Può essere più veloce 1, 2, 3, 4, 5, perciò in base alla velocità puoi adattare dei balli diversi. Alcuni balli si prestano bene sia a farli lenti che a farli veloci, perciò sarà nel chi vorrà portare in pista quel ballo a decidere cosa fare, insomma, decidere come poter rappresentare quella determinata canzone. Molte delle persone che ballano i balli ritmici, perciò quelli che si adattano ad essere ballati con più canzoni, sono persone che ascoltano la musica e la percepiscono in modo ritmico. Arriva magari in secondo piano la parte della voce, perché la prima cosa che arriva a queste persone è la parte della battuta. Perciò, anche se nella canzone ci sono dei momenti veloci, dei momenti tristi, quando il cantante esprime diversità, ok, Di nella emozioni, voce, ok? se questa cosa non viene percepita, perché le persone in quel caso percepiscono Ballano, solo la battuta, ecco che non gli fa nessuna differenza ballare una cosa rispetto a un'altra. ok. Molte di queste persone non trovano effettivamente piacere nel trovare difficoltà in balli che hanno la parte A, la parte B, una parte lenta, una parte veloce, un restart, perché per loro, ascoltando principalmente il ritmo ed esprimere il movimento col proprio corpo su quella base, ecco che non sentono le diversità di armonie che ci sono all'interno della Una canzone. canzone, ok. Ci sono altri balli invece che sono stati costruiti, fatti su quella che è l'armonia, perciò quando c'è la strofa che è lenta hai un determinato tipo di passo, quando invece c'è il ritornello che è più veloce hai dei movimenti più veloci e seguono un'altra cosa. Il ritmo sotto è sempre lo stesso, ma la percezione in quel caso è diversa. Perciò il modo in cui esprimi un ballo quando vai in pista dipende anche da come si percepisce la musica. Quindi la differenza sostanziale è quella. Perché ti spiego, io mi sono trovata che adesso magari dico una cosa sbagliata e anche i muri urleranno vendetta, ma mi sono trovata che le persone che fanno la line dance classica mi dicono che alle volte non riescono a fare. Aiutami a entrare nel Catalan Style perché il Catalan Style ha delle coreografie ben precise che vanno su quelle determinate canzoni, non si possono ballare su altre. Invece la line dance è più libera. Devo aver detto una macarronata No, no, incredibile. no, È vero, è una no. cosa che sento. Allora, come ho detto, quando la line dance è principalmente costruita su base ritmica. Ok? Ok. Perciò vengono fatti determinati balli che seguono una battuta. Ok? Stop, non importa la canzone, Non la melodia della importa molto canzone. la canzone,
Ok, si sente la battuta, si trova un'emozione con questa battuta che arriva, molte volte anche la parte remixata, la parte un po' più battuta, un po' più europea, la chiamiamo così, che è una compressione musicale sotto, è quella musica più adatta alla line dance. Ok. Ok, la line dance tradizionale, tradizionale. Per me tradizionale era quello che Che faccio io. fai tu? Esatto, perché è più è Ok. storico, dai, diciamo così, vai. Perciò ci sono comunque queste differenze. E perciò c'è, come hai detto, chi percepisce la musica sotto quell'aspetto trova difficoltà, in quello che è il Catalan Style, perché il Catalan Style è più costruito sotto l'aspetto armonico. Perciò sugli alti e bassi che fa la musica, o in pochi Emozionale. casi sulla parte melodica che è quella della voce. Perciò ci sono tre modi di percepire la musica: ritmico, armonico o melodico. Ognuno di noi, a meno che non abbia studiato, ha un solo modo di percepire e vivere la musica. A livello naturale proprio, è A livello spontaneo. naturale. Dopo devi studiare Quando si è per... piccoli si hanno tutti e tre i modi. Però E poi dopo piano piano li piano perdiamo. piano si perfeziona quella che più ti fa sentire a A tuo tuo agio. agio. Esatto. Ma incredibile davvero. Ne ho da imparare. Allora, so sicuramente che avrai tantissime altre cose da raccontarmi, però al momento so che hai da fare, quindi ti lascio andare. Grazie per Ok. essere stati i nostri microfoni. Ciao. Grazie, alla prossima. Ciao a Ciao. tutti. E proprio parlando con Igor Pasin, vi voglio raccontare di una nuovissima novità che presto giungerà su tutti i nostri web schermi. Nasce una grande rubrica il lunedì sera da mezzanotte in poi per chiunque abbia voglia di collegarsi sulla nostra pagina Facebook Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. E vi consiglio di mettere mi piace alla pagina, che così ci seguite in tempo reale. Bene, dal 7 di maggio inizierà questo programma con Igor Pasin. Saremo in diretta per tutti voi con dediche, richieste, domande. Metteremo a disposizione un numero di telefono e condivideremo con voi tanti bellissimi videoclip che ci segnaleranno i nostri DJ, Loris DJ, Renegade DJ, Giallo TX e tanti altri amici di questo mondo. Quindi save the date il 7 maggio, sintonizzatevi su Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV per passare insieme una notte all'insegna del country con ovviamente chi risponderà a tutte le vostre domande, Igor Pasin. Saremo in diretta dal Country Road e avremo tanti amici che si collegheranno durante la puntata. Save the date dal 7 di maggio, tutti sintonizzati per parlare con Igor Pasin e ascoltare della gran bella buona musica country. E proprio parlando di Igor Pasin, proprio parlando del Country Road, vi voglio regalare un frammento di qualche tempo fa, dove ho potuto assistere ad un grande evento. Al grande evento hanno partecipato gli Old Wild West di Torino, che io saluto, e per questo evento Igor ha realizzato una coreografia appositamente per loro e gliel'ha insegnata durante la serata. E questi sono brevi frammenti di questa bellissima serata convissuta insieme di un altro grande honky tonk italiano, che è appunto il Country Road sui Colli Euganei, Parco Lonzina, Torreglie di Padova. Per tutti voi. Quando ci vediamo aggiungiamo mezzo giro con lo stop ed è finito. Rifacciamo, giro, giro, ancora, shuffle back, rock, hop, giro, giro, ancora una volta, shuffle, stop, e stop, 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 questa è finale. 5, 6, 7, my best friend in years, he is to cherish that. With his wife Mary Lou, she runs a cabaret in town. And they got two kids. They don't look like him. He's a architect, he's a president. Now he's getting something, and I'm talking about the end of the time.
Beh, è sempre davvero emozionante rivedere questi eventi ai quali ho partecipato, perché magari è passato qualche tempo, ma poi quando li rivedo sempre con tanto affetto e con tanta emozione. Spero che proviate le stesse cose anche voi. Ed ora proseguo con un'altra nostra rubrica, un appuntamento fisso di Country Live, che è l'appuntamento con l'ottava freccia, Sara Albanese. Prima di lasciare la linea però a Sara, vi voglio ricordare un altro appuntamento importante. Parliamo sempre di maggio, parliamo della seconda domenica di maggio, il 13 maggio, dalle ore 18. Vi aspettiamo tutti alla libreria Lovat di Villorba di Treviso per la presentazione del nuovo capolavoro di Sara Albanese. Alzate le dosi. Come avete capito dal titolo, sicuramente non si parlerà di country, ma di un argomento davvero molto forte, temi delicati ma molto importanti, un malessere sociale che esiste, che è davvero molto importante, soprattutto ai giorni nostri, ma che Sara riesce a descrivere con la sua naturale eleganza, con la sua leggerezza. E la cosa bella è che questo libro è proprio un inno alla vita, è un inno a reagire, un urlo forte a dire ci sono anch'io, io sto bene. E quindi è davvero molto bello, vi invito per quella bellissima giornata alla presentazione del libro. Ovviamente ci saremo anche noi, io farò la moderatrice, ma avrete l'opportunità di scoprire Sara Albanese in un taglio differente. Ed ora, dopo questo, vi lascio con le parole della nostra magica rossa, Sara Albanese, l'ottava freccia. Un saluto a tutti, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata dell'Ottava Freccia. Vi parlerò oggi di una persona, di una donna un po' particolare, di cui probabilmente non avete mai sentito parlare fino ad ora. Il suo nome era Gaderi Dega Guita, questo in lingua Mohawk. Forse qualcuno di voi può averla sentita nominare con il suo nome di Lily of the Mohawks. Lei visse nel XVII secolo, esattamente tra il 1656 e il 1680, in un periodo molto difficile, molto, molto complicato, un periodo di malattie, un periodo di guerre. Guerre tra l'altro che in qualche modo per varie credenze popolari venivano ritenute dalla sua popolazione una conseguenza dell'azione dei missionari gesuiti, che vennero anche catturati, tra di loro vennero catturati, torturati, uccisi proprio nel villaggio e davanti agli occhi di Lily, chiamiamola così per semplicità. Perché oggi ricordiamo la vita di questa donna? Perché questa donna è stata la prima, in realtà l'unica, nativa americana a diventare santa, ad essere dichiarata, ad essere proclamata santa cristiano-cattolica dalla Chiesa di Roma. Perché?
Una vita estremamente particolare la sua, vissuta appunto inizialmente in una zona di grandi battaglie, di rivalità, sia tra tribù rivali nativo-americane, sia tra invasori, in modo particolare parliamo degli olandesi, dei francesi e degli inglesi. E tra varie battaglie purtroppo è scoppiata anche la malattia, il vaiolo, che ha decimato le popolazioni nativo-americane, di cui appunto i gesuiti vennero ritenuti responsabili appunto dei nativi americani. Lei stessa contrasse questa malattia in modo anche molto violento, fu in realtà l'unica sopravvissuta della sua famiglia, quindi rimase orfana e sola, e rimase tra le altre cose sfigurata, praticamente cieca e fortemente disabile. Venne quindi in qualche modo accolta, quindi diciamo adottata per così dire dallo zio che detestava totalmente i cristiani e che quindi le impedì assolutamente di professare qualsiasi forma di credo o di religione, mentre lei già da allora si sentiva vicina a quella che era la fede cristiana. Tanto che nel 1676, di nascosto, nella Pasqua in realtà del 1676, riesce a farsi battezzare e dopo questo importante evento nella sua vita si dice, quantomeno, che dovette percorrere 200 miglia circa scalza per raggiungere il primo insediamento cristiano, quindi una dedizione assolutamente totale. Ci sono state chiaramente molte reazioni diverse, forti e decisamente contrastanti. Qualcuno pensò che questo, diciamo, accogliere questa donna nativa americana da parte dei cristiani fosse in realtà una mossa strategica, o che fosse stato strategico anche da parte dei Mohawk per in qualche modo avere una forma di alleanza con l'invasore o comunque con quello che erano i rappresentanti della religione cristiana. Altri lo considerarono un tradimento, la popolazione stessa della nostra Lily non la prese particolarmente bene, in modo particolare lo zio che abbiamo detto era estremamente contrario alla cosa. Per qualcun altro invece si è trattata veramente di un'illuminazione e in un certo senso di una un meraviglioso punto di contatto tra i popoli e tra le religioni. Quello che sappiamo è che Lily, che venne poi battezzata con il nome di Caterina in ricordo di Caterina di Siena, percorse una vita di estremo sacrificio, sacrificio anche fisico. Si racconta che oltre a fare un voto di castità che è durato poi per tutta la sua vita, in qualche modo volesse anche cercare proprio quello che era il sacrificio della carne, il sacrificio del corpo, e quindi si mettesse i carboni ardenti tra le dita dei piedi, dormisse in un letto di spine, camminasse scalza volontariamente sulla neve. Diciamo che sicuramente era una forma estrema di cristianesimo, tanto che venne definito da tanti un cristianesimo indigeno, no? Quindi una sorta di fusione tra quelli che erano determinati rituali anche di iniziazione, per così dire, e con quello che invece potevano essere i dettami della Chiesa cristiana. Giovanni Paolo II nell'80 beatificò Caterina, che poi venne fatta santa da Benedetto XVI molto, molto dopo, nel 2012. Se ne parla ancora, si parla ancora di Caterina come di colei che ancora fu in grado di compiere dei miracoli. Appena dopo morta si dice che improvvisamente il suo viso completamente sfigurato dal vaiolo si trasformò e ritornò bello e fresco come prima della malattia, e si dice che sia stata in grado anche di compiere dei miracoli successivamente postumi, e in modo particolare riguardo a guarigioni appunto di persone malate. C'è anche chi dice che sulla sua terra ancora oggi si senta come un'aura di santità in qualche modo. Oggi è considerata la santa patrona dell'ecologia, dell'ambiente, degli orfani, naturalmente essendo rimasta da sola, delle popolazioni native americane, essendo naturalmente l'unica rappresentante dei native americani tra i santi cristiani, e di tutti coloro che sono in qualche modo ridicolizzati per la propria fede.
Sicuramente è una figura che ci fa riflettere, sicuramente non sta a noi giudicare, meno di tutti a me, non è certo questa la sede per raccontare quello che possono essere o non essere le mie, convinzioni religiose, che sicuramente non sono assolutamente importanti in questo momento. Di sicuro pensiamo a un po' di cose. Ci domandiamo se è davvero necessario, canonizzare un punto di contatto tra le regioni dei popoli, se è effettivamente qualcosa di positivo o se veramente può essere qualcosa di propagandistico. Ci facciamo una domanda: se Caterina ha cambiato nome ed è diventata gesuita, in qualche maniera poteva essere rappresentata come una qualsiasi altra gesuita, e invece l'icona viene rappresentata ancora, sempre e comunque, con le trecce, gli abiti nativoamericani, da scuola vera e propria. E quindi era veramente così importante per una santa gesuita avere l'aspetto di una scuola? Forse serviva effettivamente come un'icona e serviva veramente come un simbolo a scopo, diciamo, strategico o in qualche maniera a scopo propagandistico, oppure semplicemente era un modo per conservare la sua identità e per abbracciarla all'interno della Chiesa Cattolica, e quindi questo simbolo ha reso magari più forte, magari un sentimento di unione e un sentimento di fusione tra due popoli. Ognuno di noi naturalmente può avere la sua opinione riguardo a questo. Di sicuro è un qualcosa su cui riflettere, di cui si parla magari non tanto spesso. Vi lascio con un grandissimo bacio, ci vediamo la settimana prossima con l'ottava freccia. Grazie Sara, sempre esaustiva e sempre molto bello ascoltare tutto ciò che hai da raccontarci. Denota davvero questa tua grande passione per questo mondo, ma soprattutto questa tua infinita cultura che poi ci regali in modo leggero affinché anche persone che non sono abituate ad ascoltare queste parole riescano a capirle con estrema semplicità. Un bacio a Sara e continuiamo con la nostra puntata. Io voglio ricordare alle persone che mi hanno scritto che se sulla pagina Facebook Passi e Suoni, Playa Latina, Country Live Web TV, mettete il mi piace sulla pagina, non sul post, ma sulla pagina, diventa azzurro anche segui. Da quel momento lì siete collegati con noi, per cui quando entriamo in diretta vi viene mandato un messaggino, poi potete decidere se collegarvi in diretta con noi oppure no, però almeno siete avvisati di ogni nostra attività, così non perdete nessuna puntata. Io vi ricordo che noi siamo in diretta tutti i mercoledì sera dalle ore 18, appunto, su Passi Suoni, Playa Latina Country Live. Ma se per caso avete perso qualche puntata, sia della diretta che queste che manda in onda questa meravigliosa TV, nostra amica, nostra partner, avete l'opportunità di rivederle in due modi, o collegandovi al nostro sito ufficiale della Web TV che è www.countrylive-webtv.net, e lì proprio nell'home page avete le due foto che vi indicano una le puntate passate in diretta e l'altra invece le puntate trasmesse da questa emittente. Oppure potete collegarvi al nostro canale YouTube che è sempre Passi e Suoni, Playa Latina Country Live Web TV, e lì vi consiglio di iscrivervi. È gratuito, ogni volta che pubblichiamo un videoclip venite aggiornati, dopodiché decidete voi se volete guardarlo sul momento, se volete guardarlo più avanti, se non volete riguardarlo affatto, però almeno anche lì avete informazioni su ciò che accade all'interno della nostra grande casa del country. Detto ciò, proseguo e andiamo dalla nostra grande maestra Marilu Teseo, che continua il suo corso di line dance e oggi ci insegna un altro piccolo passo affinché anche noi possiamo diventare bravissimi in queste meravigliose coreografie che i maestri mi mandano e mi fanno vedere, delle quali un po' ho invidia perché ancora io non sono così brava, ma lo diventerò. Per tutti voi, il corso di line dance di Marilu Teseo, Italian Country Family. Di nuovo ciao amici, siamo ancora qua per vedere un altro passo delle line dance. Quello che vedremo oggi è il Montrey e il Montrey Turn. Il Montrey è un passo che viene eseguito in questo modo. Se lo eseguo rimanendo fermo sulla linea di ballo, quindi parto di qua e sto ferma qua, lo eseguo in questo modo. 1, 2, 3, 4. Quindi è un'apertura laterale, vedete, in questo modo. Ma è molto più probabile che nelle line dance vi chiederanno di fare un Montrey Turn, ovvero un passo Montrey per girare. In questo caso l'esecuzione verrà fatta in questo modo. Se lo faccio partendo col piede destro, faccio un'apertura laterale verso destra, mentre chiudo mi giro di mezzo.
Ho fatto fatica a girare perché i piedi su questo pavimento mi frenano, ma dovreste riuscire a farlo in maniera esattamente molto più fluida. Quindi avete visto, ho girato di mezzo, poi apro e chiudo. Se vi chiedono di farlo un altro per tornare sulla linea di ballo, farete la stessa cosa. Apro di destro, giro, apro e chiudo. Vediamo un attimo i tempi del Montreal Turn, ok? Attenzione, 7, 8, 1, 2, 3, 4, un altro mezzo, 1, 2, 3, 4. Ho eseguito un Montreal Turn, ho girato di 360 gradi. Se invece lo devo fare sul posto, semplicemente 1, 2, 3, 4. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo step. E visto che ci ha insegnato questo bellissimo passettino, Marilu, che ringrazio, alla quale mando un bacio, vi faccio passare una coreografia inventata da lei per il nostro contest Enerjoy, il ballo che unisce, ed è una coreografia davvero divertente, ideata appunto da lei e ballata da tutta l'Italian Country Family. Siamo scaldati i piedini, siamo stati direi benissimo, è stata una puntata all'insegna della musica ma anche di grandi emozioni. Io purtroppo siamo giunti quasi al termine, ma un piccolo pezzettino per un altro videoclip ce l'ho e vorrei salutarvi con il nostro grande Loris DJ, sempre di Italian Country Family, Cavriago, Reggio Emilia, che continua nella sua storia sulla country music. A te la linea, Loris. Another song. Everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song. Ciao a tutti amici, io sono ancora col nostro Loris DJ di Italian Country Family e continuiamo a parlare di country. Cos'è questo honky tonk che tu mi... È un altro genere musicale che il nome è difficile da descrivere, però il nome deriva dalla musica da bar. Tanto per honky tonk sono i bar, quindi vuol dire che erano questi cantanti che si esibivano nei locali dove vedi anche nei film, sai, questi certo. Li chiamano honky tonk, dove c'è il bancone dove si tira la birra, ecco, questi sono gli honky tonk. E ora la musica nata in questi locali ha dato l'idea di questo filone musicale di quegli anni, ecco.
Ok, altre cose di Waylon che ti vengono in mente da potermi raccontare? Beh, Waylon ha vinto tantissimi premi, è morto nel 2002 di diabete, perché un po' come tutti gli artisti avevano anche il viziaccio della droga, in quegli anni purtroppo quasi tutti ci sono caduti dentro, però la cosa che mi ha impressionato di più di lui è che dopo la morte sono uscite tantissime raccolte, tantissime ristampe, perché è considerato appunto un idolo dagli artisti successivi. Quindi e non dagli è stato dimenticato, no, anzi, no, assolutamente. È preso d'esempio. Assolutamente, anche adesso ci sono artisti che hanno cercato di mandare avanti questo filone. Uno di questi è Randy Rogers, che è un texano. Abbiamo Jackson Taylor Band, che è un altro pazzoide che è venuto a suonare qua da noi, che però è bravissimo, però c'ha anche lui il vizio di bere un po'. Gli artisti sono tutti un po' strani, però ci sono delle nuove leve, insomma, che lo seguono in modo particolare. E quindi terranno vivo il nome di Waylon. Whitey Morgan, adesso non mi vengono in mente tutti, però il sound originale è sempre quello originale, quindi è lui che ha creato questo filone particolare. E chi crea il più rimane nella storia. Esatto. Perfetto, ti brillano gli occhi. Allora, io ringrazio DJ Loris per queste altre pillole di saggezza sul country music e su questo meraviglioso Waylon Jennings. Esatto. E noi ci vediamo per la prossima puntata, ok? Ciao. Grazie e buon proseguimento. Ciao. Ciao a tutti. Another song. Everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song. E ringraziando Loris di Italian Country Family, purtroppo sono giunta a fine trasmissione. Io vi ringrazio quanti siete collegati, che ci state guardando. Vi aspetto come sempre il mercoledì dalle 18 sulla nostra pagina Facebook Passi a Suoni Playa Latina Country Live Web TV per vivere la nuova puntata del country insieme, perché lì è più colloquiale, potete scrivermi, io vi rispondo in tempo reale. Vi ricordo, per rivedere le puntate, il nostro sito, che è www.countrylive-webtv.net, oppure il nostro canale YouTube, che è appunto Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. Vi invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Vi ricordo in chiusura anche questo nuovo grande progetto con Igor Pasin in diretta dal Country Road dal 7 maggio. Il lunedì sera dalla mezzanotte in poi, collegatevi in diretta sempre sulla nostra pagina Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV per passare insieme un po' di tempo all'insegna della buona musica. Potrete telefonare, vi forniremo di un numero di telefono, potrete fare tante domande anche tramite web al grande Igor Pasin, che risponderà, e ovviamente ci saranno anche tanti ospiti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi mando un grande bacio, un grande augurio di serene festività pasquali, vi abbraccio tutti quanti, siete, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao. You said the valleys are